Allora, adesso io la devo schiaffare chi? Devo piare qualcosa? Niente, niente. Pensavo di piare il forbice, l'ho fatta da sola. Oh, questo cos'è? Un pacco? Cos'è sta roba? Oh? Guarda che maglietta ho che mi hanno spedito. Guarda. Praticamente una ma che tocca una chiappa di culo. Guarda che roba, guarda. Visto? Guarda che maglietta. Chissà chi stavi a mandarmela. Fa schifo una maglietta. Perché il culo è meglio averlo vero della donna. No, finto una maglietta. Allora, io 20 anni ho fatto le lavatrici, ma è la prima volta che pio una marca che non ho fatto io. Questa è l'Atlantic. Da dove viene là? La Cambogia. Oh, finalmente. Dopo, quando metterò il tubo, tutto quanto, sistemerò tutto il muro, do una pennellata bene e poi tacco i tubi e la faccio funzionare. E levo sto polisterolo, tanto che c'è sta fa qui. Questa è una lavatrice molto economica, classe A, vedi? Costa poco e non me ne frega se c'è il cesto da 5 kg. Se no io lo volevo piare da 7, ma il 5 a me mi piace come numero. Il 5 e il 7 è uguale. Per me il 5 vale molto. E per cui non me ne frega poco usarla, urlavo poco io. Giusto che c'è la lavatrice. Guarda un po', Atlantic. Gwendalina. Ecoline. E poi chi è facile, semplice, vedi, rapido, 15 minuti, quotidiano, camice, misto, sport, lavaggio a mano delicati, centrifuga. 170 euro una lavatrice. Te pensa che solo il cesto in acciaio inox costa 90 euro se tu cambi il pezzo. Tutta la lavatrice, ci aggiungi altri 70-80 euro, c'è una lavatrice nuova. Allora, dopo leverò la plastica, ma una volta che sistemo tutto quanto, ripristino tutto intorno, i tubi contro tubi, levo tutto. Così è a posto e decente. Tiro fuori i biscotti, va. Aspetta, l'albero della vita non lo tiro fuori, però me lo sistemo. I biscotti entri qua. La brioche. Va. Stavo a mangiare una merendina qui del zio Mario. Del mammo, il mammo le mangiava 5-6 al giorno di questi, più una decina di zuccherini, quelli rettangolari, a cubetti, e poi mangiava una decina di fieste, e poi mangiava durante un giorno, la pasta bruciata, il pa bruciato, carbonizzato, e poi cosa mangiava? Mangiava la carne,
carbonizzata di pollo. Così. Quindi io sto a cominciare a diventare il mammo. Io intanto un cucchiaio e fo la zuppa, la pappetta di nonna. De nonna di Iesi. La nonna di mio padre sarebbe, la mia bisnonna. Magna la pappetta, 113 anni, pensa un po'. Quanto è campaci. Questa è la cena mia. Credevo che non c'avevo niente, ma guarda, c'erano i biscotti. Potevo fare meglio, va. Però adesso me ne va qui. Poi domani mi devo svegliare alle 4 di mattina, devo andare via alle 5 a Milano. Quindi devo andare a dormire presto. Già è le 11 di sera, quindi c'è poco da andare a dormire presto. A stora doveva essere il mondo dei sogni, invece devo unire un casino dei filmati, allora bisogna che sto sveglio un tantì. Guarda che bella pappetta, lo vedi? Qui mangi e bevi, è sostanzioso. Che soddisfazione. Poi c'è pure il miele in questi biscotti di Ringo. Quindi molta sostanza. Quanti ce n'è? 2, 4, 6, 7. 7, 14, 21, 28. 28 biscotti e pochi. Potevo fare il doppio. Però mi è sufficiente questo stasera. Ti leggo che c'è stato un terremoto stanotte di magnitudo 4.6, è stata registrata alle 5.11 con epicentro a 2 km da Muccia, in provincia di Macerata, e epicentro a 9 km di profondità. Lo riporta l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Oltre che nelle Marche, la scossa è stata chiaramente avvertita anche in Umbria. In 2 ore oltre 20 scosse con magnitudo superiore a 2 si sono verificate nella zona. La scossa ha fatto crollare il piccolo campanile della chiesa del 600 Santa Maria di Varano, riferisce il sindaco di Muccia Mario Baroni, confermando però che dopo gli accertamenti non si riscontrano danni nelle casette. Su 920 abitanti, 550 sono sistemati nelle SAE, le soluzioni abitative di emergenza. 120-130 persone
stanno in case agibili e il resto è in sistemazione autonoma o da parenti. Quattro famiglie invece sono state evacuate per danni, crepe e cedimenti. E i rischi di instabilità interni di altrettanti immobili finora agibili a Pieve Torina, Macerata, lo riferisce il sindaco Alessandro Gentilucci, che sta coordinando le verifiche eseguite da quattro squadre di tecnici comunali e di una dei vigili del fuoco, una ventina di le persone, tra cui bambini, allontanate dalle abitazioni per rischi di crolli interni. Oggi chiudono le scuole, spiega Gentilucci. Non sembrano esserci danni significativi a Ocre. Il comune dell'Aquilano, dove l'ingegnere ha registrato una scossa di magnitudo 3.3 in paese, è stato sentito un boato significativo, un rumore forte più che l'oscillazione, racconta il sindaco Fausto Fracassi. L'Aquila a 10 km, la scossa è stata avvertita in parte dalla città. In parte della città. Pensa tu. Porca miseria. E questo è solo il primo avvertimento. E ce ne sarà un altro e un altro ancora, pure più forti. Mi auguro che resistono le case, quelle ancora agibili, che sono rimaste ancora in piedi. Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Oh, per quelli che io gli sono a carogna, un parassita, dico a quelli lì, non mi guardate, date a guardare un altro. Invece, per chi è che non gli so un parassita, mi vuole bene come un figlio o un fratello, ben venga. Vi ringrazio che mi seguite, quindi io comunque vada a tutti voi e vi affido alle energie dell'amore, Gesù, nostro unico e solo Salvatore, come il Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amo. Per tutta quella pora gente che ha subito le distruzioni dal terremoto, chiedo a te, Gesù, da proteggerli e liberarli da ogni male e donargli la protezione che a ognuno di noi, a ognuno di loro gli ci vuole, che siano protetti dalle prossime scosse telluriche. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Adesso un rosario, questa arma contro le energie e le frequenze basse, per te che mi stai a guardare e per me che sto a parlare, fino a che arrivo a casa mia, che inizio a unire tutti i filmati che ho fatto in questo periodo a Benevento, da Giuseppe, col giornalista, la giornalista, e poi che ho fatto anche con Fortuniello a Reggio Calabria e Andrea Garbini, che saluto di cuore. Ciao Andrea. Nel primo mistero del dolore si contempla l'agonia nel Getsemani. Se vuoi recitalo anche tu, rosario, perché è un'arma forte contro le energie basse, così ci liberiamo di queste cariche negative. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. 50 Ave Maria, 5 Gloria al Padre, anzi 3 Padre Nostri, già uno l'ho detto.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, regina della pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel secondo mistero del dolore si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. In cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi ne rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, regina della pace, prega per noi. Nel terzo mistero del dolore si contempla la flagellazione di Gesù e l'incoronazione di spine.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.